Sempre più frequentemente le cronache ci parlano di insegnanti che reagiscono allo stress con atteggiamenti inadeguati o che sfociano persino in comportamenti penalmente rilevanti. Abusi e violenze anche solo psicologiche nei confronti degli alunni sono certamente da condannare, ma bisogna anche porsi qualche domanda sul perché accadono certi fatti. Il punto è che il mestiere dell'insegnante è faticoso e sempre più stressante e sarebbe importante, oltre che doveroso, attivare adeguate misure di prevenzione. D'altronde, la legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro prevede espressamente che il datore di lavoro provveda periodicamente ad effettuare la valutazione dello stress lavoro correlato. Il sondaggio che abbiamo proposto ai lettori proprio in questi giorni mette in evidenza un dato sconcertante e allarmante. Il 95% di chi ha risposto al sondaggio afferma che nella sua scuola non viene effettuata nessuna rilevazione periodica dello stress. Non sarebbe male se anche i sindacati si ponessero seriamente il problema, iniziando magari a pretendere che nei contratti integrativi di istituto venga evidenziata l'urgenza e la necessità di rilevare periodicamente lo stress lavoro correlato dei lavoratori e dei docenti in modo particolare. Ci sembra questo un tema veramente di grande importanza, quindi vi invitiamo a mettere e scrivere i vostri commenti qui sotto, ma anche a scriverci e a raccontarci le vostre esperienze. Ne parleremo ancora nei prossimi giorni sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it.